Noi abbiamo predisposto un nuovo sito che si chiama buybau.it. In questo sito noi abbiamo inserito tutti i nostri cani del canile, sono 53. Ogni cane ha ricevuto una descrizione da parte del nostro educatore cinofilo, da cui emergono le caratteristiche comportamentali del cane. Quindi ogni futuro adottante avrà differenti cani su cui scegliere e sarà accompagnato nella scelta dell'educatore. Questo per evitare che cani con caratteristiche particolari non vengono abbinati a padroni non adatti e quindi per limitare il rischio di abbandono. Ovviamente l'educatore cinofilo poi garantirà 5 lezioni successive all'adozione per aiutare l'inserimento in casa dell'animale. Il canile attualmente conta 53 cani, una nuova cagna ha appena partorito, quindi a questo punto sono diventati 6 in più. Contiamo di riuscire a promuovere le adozioni, quindi a svuotarlo nel più breve tempo possibile. L'obiettivo è questo, ed esattamente quello che è stato identificato in maniera chiara e precisa e corretta, se mi è consentito usare questo termine, dall'amministrazione, perché questo è l'unico modo di gestire il randagismo. L'unico modo è questo, cioè alleggerire i canili, che sono luoghi di pena per gli animali, perché anche di questo bisognerebbe cominciare a parlare. Sì, la tecnica, sì, l'amministrazione, ma i canili sono luoghi di pena assoluta. C'è stato un grosso sinergismo con il comune di Cabras, che io felicemente lo ritengo molto virtuoso. Randagismo o vagantismo, il sindaco ha detto benissimo, ha espresso completamente quello che è la problematica. Purtroppo noi siamo la maglia nera un po' in Italia, ma quello che ci siamo sempre prefissati di cercare di combattere appunto è il randagismo che viene un po' dalle aziende agricole, quindi dall'allevamento, dove non c'è un vero e proprio controllo. E il percorso è stato appunto lungo, ma vedo che sta dando veramente dei buoni frutti. Prima vi ho detto che siamo un po' la maglia nera, però devo dire che con questa giornata di oggi, ringrazio appunto il sindaco per questo tavolo, forse stiamo iniziando a cambiare colore di questa maglia e vorrei che questo fosse un passo importante, non solo per la Sardegna, ma un po' da tutte le parti, ma che sia il primo comune, insomma, a fare un grosso passo importante. Dove è stato possibile ho portato i soggetti fuori dal canile, alcuni erano 6, 7, 8 anni che non uscivano fuori dal canile e lì ho potuto vedere molto meglio quelle che erano le varie doti caratteriali del cane, che ogni soggetto ha delle doti caratteriali che sono genetiche, che possono essere influenzate leggermente dall'esperienza, alcune sono immodificabili. Prevenire significa quindi adottare una serie di misure e di azioni che, per esempio, diminuiscano la presenza di animali vaganti, abbiano un effetto di sensibilizzazione pubblica, nel senso che la proprietà dell'animale deve essere consapevole di essere proprietà e che ha una responsabilità associata a questa proprietà. E associamo questo, diciamo, portale. Io lo trovo bellissimo ed è una cosa che, insomma, mi ha soddisfatto anche perché mi ha insegnato delle cose. Io ero abbastanza lontano da questa materia. E invece qui abbiamo un sistema molto evoluto di civiltà che ha l'obiettivo di, diciamo, diminuire fortemente la presenza degli animali in canile. E dunque, prevenire significa mettere in piedi tutte queste misure che, diciamo così, vi saranno raccontate anche in termini di dati e di risultati, rispetto a quello che è il punto di arrivo di oggi e di quello che è il punto di arrivo, che auspichiamo, diciamo così, entro breve.